Pubblicità, che brutta parola. Per me è sempre stato un termine antipatico, forse perché mi ricorda quando da piccolo ma un giorno la lanciavo in televisione e tu dovevi aspettare 5 interminabili minuti che riprendesse la trasmissione. Oggi abbiamo ampliato il concetto di pubblicità e gli abbiamo dato anche dei termini un po' più affascinanti come visibilità, marketing o comunicazione. Comunque la vogliamo chiamare, ci sono tantissimi piccoli imprenditori che fanno una fatica immensa ad investire in pubblicità. Va detto, un po' è anche colpa di chi la propone a noi imprenditori. È complicato perché alla fine non è che ti stanno vendendo qualcosa di concreto, un oggetto che tu paghi, compri e porti a casa. Ti vendono qualcosa che è difficile da percepire e questo già ti mette sulla difensiva. Se poi puntualmente sparano alto promettendoti la luna, che ovviamente non arriva, alla prossima ci pensi 4 volte prima di cascarci di nuovo. Eppure la pubblicità è vitale. Puoi creare il format più figo del mondo, quello più innovativo e accattivante di tutti. Ma se il pubblico, il tuo target, non sa neanche che esisti, del tuo super format non te ne fai praticamente niente. Quello che deve interessarti quando ti promuovi è la conversione che quel determinato investimento potrebbe portarti. Nel caso di un franchisor, per esempio, dovresti puntare alle aperture. E quindi devi studiare una comunicazione per un determinato target che punti a farti aprire qualche punto affiliato. Ovviamente leva i curiosi, leva chi non ha soldi, leva i perditempo, leva chi sta solo studiando il mercato, leva chi non ha capito nemmeno cosa sia il franchising e spera solo che tu sia il nuovo Babbo Natale, e alla fine di concreto ti rimane molto poco. Ecco perché hai bisogno di un gran numero di contatti per arrivare a chiudere qualche contratto. Harry Ford diceva: chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse l'orologio per risparmiare il tempo. Se non vuoi investire in pubblicità, libero di farlo. Ma non lamentarti poi che il tuo format resti fermo a 2 o 3 punti aperti con gli amici del calcetto.